È stato letterale faccia a faccia quello tra il presidente dell'azienda unica di trasporti TUA, Luciano D'Amico, e il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, contemporaneamente presidente delle autolinee Baltour. La polemica era montata con un botta e risposta a mezzo stampa. Ballone criticava aspramente la gestione TUA, affermando che la privatizzazione della società regionale avrebbe dato risultati di molto superiori. Non l'aveva presa bene né il consigliere trasporti, D'Alessandro, che aveva ricordato a Ballone i 2 milioni di euro percepiti dalla regione alla sua società, né il presidente TUA che tanto aveva fatto per riportare in equilibrio i debiti delle tre società fuse in TUA, che per la prima volta chiudeva il suo bilancio in positivo. Queste le dichiarazioni al termine del loro chiarimento. No, direi sicuramente un chiarimento sul ruolo del pubblico, sul ruolo del privato. Io credo, e su questo penso convenga anche il presidente Ballone, è necessario, viste le trasformazioni che attendono il sistema del trasporto pubblico locale, viste le trasformazioni che attendono più in generale il trasporto dei passeggeri, unire in qualche modo le idee progettuali e cercare di definire un buon assetto dell'intero settore. Le ragioni per cui TUA, società pubblica, opera nel trasporto sono ben note, credo di poter dire anche condivise dal presidente Ballone. Peraltro è anche vero che c'è un intero settore, sono le linee commerciali, su cui direi necessariamente l'imprenditoria privata potrà offrire delle soluzioni certamente interessanti e vincenti. Noi abbiamo espresso un concetto di carattere generale, io a nome di Confindustria naturalmente. Confindustria continua ad avere una linea su queste utility cosiddette, che è quella appunto di portare ad efficienza un settore come quello. Continuano a divergere le idee di condotta per l'azienda di trasporti? Abbiamo visioni diverse, naturalmente legittime, no? Però alla fine operiamo tutti in questo mercato e stiamo operando ormai da decenni, quindi vuol dire che in qualche maniera si riesce a convivere.